questa risoluzione abbiamo abbinata una nostra risoluzione che partendo dallo stesso problema propone una soluzione e un'evoluzione delle soluzioni che sono state adottate fino ad oggi. Perché noi in Regione abbiamo due problemi. Uno, abbiamo un impegno con l'Italia, ma l'Italia verso l'UE, di riduzione delle emissioni di CO2, e quindi le auto emettono CO2 a seconda delle categorie, hanno più o meno emissioni. L'altro aspetto molto importante e molto impattante è quello delle emissioni dei PM10. Veramente urgente, e per questo c'è il piano aria con tutta una serie di azioni all'interno soprattutto dei comuni che hanno aderito al piano aria. Ecco, secondo noi la scelta di incentivare l'acquisto di auto ibride è stato un errore strategico all'interno del bilancio scorso, perché l'urgenza di ridurre le emissioni di particolato soprattutto nei grandi comuni andava e va risolta con l'incentivazione dell'acquisto di auto elettriche. L'ibrido è ormai un mercato che si è sviluppato, sta diventando ormai praticamente maturo e non consente una riduzione in prospettiva delle emissioni di particolato. È vero che rispetto alle emissioni di CO2 c'è un miglioramento rispetto alle auto diesel e benzina, ma sostanzialmente siamo ad emissioni, a seconda del ciclo urbano o periurbano che si fa, a emissioni che sono equivalenti spesso quasi a quelle del metano. Perché? Perché l'ibrido in realtà aggiunge una componente elettrica, quindi aggiunge una parte maggiore di efficienza ad un motore che sembra combustione interna e che quindi che produce particolato e produce CO2. La soluzione al problema è quella di far partire il mercato dell'auto elettrica. Il mercato dell'auto elettrica sta ponendosi un po' come successe 20-25 anni fa con il mercato dei pannelli solari. 25 anni fa installare un pannello solare, un impianto solare sul tetto della propria casa era un'azione da per chi era veramente un sostenitore dell'ambiente convinto, però sapeva che sarebbe rientrato dei costi con tempi molto lunghi, si passò ad un'incentivazione dell'acquisto di impianti solari con alcune sbavature, perché poi anche lì si incentivarono impianti magari sui terreni invece che sui tetti, forse con incentivi troppo elevati che oggi dobbiamo scontare, però con quell'incentivazione si arrivò ad aprire il mercato dei pannelli solari e ad oggi acquistare un impianto di pannelli solari ormai si autosostiene, tanto che è diventato un obbligo praticamente per le nuove costruzioni, e quindi il mercato del solare è partito ed si autosostiene. Il mercato dell'auto elettrica oggi ha bisogno di aprirsi in questo modo, quindi è necessario farlo partire con incentivazioni. Altre regioni, provincia di Bolzano, provincia di Trento, hanno già cominciato dall'anno scorso ad incentivare l'acquisto di auto elettriche, l'hanno scritto all'interno dei loro piani energetici. Qualcosa abbiamo scritto anche noi nel nostro piano energetico, perché prevediamo al 2020, al 2030 un parco auto elettrico importante, ma se non interveniamo il parco elettrico non è che arriva da solo. Quindi quello che abbiamo proposto noi in sede di bilancio, che riproponiamo anche oggi, e sono contento che andiamo verso una condivisione perché altri gruppi hanno sottoscritto la nostra richiesta, è quella di incentivare l'acquisto di auto elettriche, perché quella è la strada che dobbiamo percorrere. Fra l'altro la proposta qui non è contenuta, ma che facemmo in sede di bilancio, è quella di cominciare da dove c'è più bisogno. Quindi secondo noi l'incentivazione andrebbe fatta assieme e coinvolgendo i comuni che aderiscono al PAIR, perché è di lì che dobbiamo cominciare a far partire più immatricolazioni di auto elettriche, perché è lì dove abbiamo il maggiore problema di emissioni. L'altro aspetto, ovviamente, dopo qui si allargherebbe il campo, è che sicuramente non dobbiamo pensare solo al parco auto, ma dobbiamo pensare al trasporto in generale, e quindi l'incentivo va al trasporto pubblico, perché non il problema delle emissioni, il problema del traffico in città non lo risolviamo sostituendo tutte le auto che oggi sono a diesel con tutte auto che sono a trazione elettrica, ma riducendo anche il numero delle auto. Però oggi l'emergenza è quella, e quindi noi diciamo
e ormai la scelta di sostenere l'ibrido è stata fatta, quindi noi non siamo completamente d'accordo, quindi ci asterremo sulla risoluzione dei colleghi della Lega, perché diciamo è una toppa su una scelta che noi non condividiamo pienamente, però poniamo il ragionamento di qui in avanti. I prossimi ragionamenti vanno fatti sull'incentivazione, quindi su far partire un fondo per l'incentivo all'acquisto di auto elettriche, come stanno facendo appunto altre regioni e anche altri stati europei, dove si vede che questa incentivazione ha fatto veramente partire il mercato. Se pensiamo alle regioni, no, alle nazioni più nordiche, hanno ormai una immatricolazione di auto elettriche veramente elevato, che stanno già superando le auto a motore endotermico. Thank you.